acquisto per la Juventus, che vale in realtà come acquisto di quest'anno, ma potrebbe essere considerato in realtà un innesto per la prossima stagione. Sto parlando di Wesley, terzino brasiliano che gioca a destra ma potrebbe giocare anche a sinistra, che è arrivato nei giorni scorsi praticamente in silenzio dal Brasile. Ve lo presento in questo video cercando di capire chi è questo ragazzo, cercando di farvi capire anche come gioca. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete un bel like al video e non vi dimenticate ovviamente di iscrivervi al canale di BertDP10 e di mettere ovviamente una spunta sulla campanellina delle notifiche e ovviamente di seguirmi nei link social. Chi è Wesley del Flamengo? Un nome che a molti di voi non dirà molto, chi segue il campionato brasiliano, chi segue in generale il calcio brasiliano invece lo conosce abbastanza. In generale Wesley è un terzino soprannominato in Brasile Gasolina. Vi lascio immaginare il perché, anzi ve lo spiego. È dotato di una velocità letteralmente impressionante, disarmante, capace di lasciare sul posto la maggior parte di coloro che si frappongono fra lui e la sua zona, appunto, che ha deciso di raggiungere, la zona ovviamente del campo che ha deciso di raggiungere, quindi durante la fase della partita. Wesley è un giocatore tecnicamente, secondo me, indiscutibile. Brevilineo, perché comunque non stiamo parlando di un giocatore molto alto, non parliamo di un giocatore fisico, anzi, parliamo di un giocatore che comunque è alto circa 1,75 m, pesa circa 60 kg, quindi veramente molto, molto, molto piccolino dal punto di vista fisico, però proprio questa sua... queste sue doti fisiche lo rendono sgusciante quando gioca a calcio. Gioca, ho detto, prevalentemente a destra come terzino, ma ha fatto in passato anche l'ala destra e alcune volte in caso di emergenza si è spostato come terzino sinistro. È un giocatore che mi ha stupito quando l'ho visto giocare per capacità tecniche, visto che, ho detto, ha delle capacità tecniche indiscutibili, ha proprio il classico piede da brasiliano. Purtroppo, come la maggior parte dei difensori brasiliani che provengono da un campionato brasiliano, Wesley dal punto di vista tattico va educato, perché comunque è un giocatore che alcune volte dimentica il marcatore, alcune volte non riesce ad intervenire perché non sale abbastanza, quindi deve cercare di limare da questo punto di vista dentale. Ma è normale ovviamente che ci siano difetti da limare, sarebbe anormale il contrario. Neanche uno come Roberto Carlos era impeccabile quando venne dal Brasile. Fra l'altro dobbiamo dire anche un'altra cosa, è un colpo che la Juventus ha perfezionato con Raiola, quindi è un assistito di Raiola. Ovviamente molti di voi storceranno il naso e mi diranno: Matt, chissà che vuole in cambio questo, c'è qualcosa nell'affare Ken. Vi assicuro che per il momento assolutamente non c'è niente. Tra l'altro il ragazzo è costato nulla, perché arriva a parametro zero in quanto ha rifiutato il rinnovo di contratto con il Flamengo. C'è in realtà una piccola storiella dietro: la squadra aveva litigato con la famiglia del giocatore, c'erano state delle divergenze anche sul livello dell'impiego del ragazzo. Il ragazzo ha approfittato che ci fossero appunto degli scout della Juve lì pronti a offrirgli un contratto, ha firmato nei giorni scorsi, si trova già in Italia, come testimonia il suo profilo Instagram, che ovviamente potrete trovare su Instagram, wesley_00 è il suo username. È un giocatore veramente molto molto interessante, vi dirò la verità, non so come potrebbe essere impiegato, perché ha 19 anni, è un classe 2000, non ho idea se sia un rinforzo per la prossima stagione, nel senso per la prima squadra, o se verrà impiegato prima nella Juventus Under 23 o in primavera, non lo so, dipenderà molto da lui, però mi piacerebbe vederlo giocare qualche partita con la squadra maggiore, perché secondo me nelle gare più... nelle gare meno importanti potrebbe veramente far vedere delle doti interessanti. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, soprattutto volevo invitarvi, diciamo, a dirmi se lo conoscete o meno, o in generale se siete interessati al profilo di questo ragazzo, o comunque se considerate questo acquisto come un'ipotetica cessione addirittura di De Sciglio. Forse la Juventus ha deciso di mettere Cancelo, Wesley come titolari, o meglio come semi titolari all'interno della rosa titolare.